Siamo ad Albavilla, in Piazza Comunale, siamo a casa del signor Giovanni Ferrucci per ammirare il suo nuovo presepe. Questa è la quinta volta che le nostre telecamere vengono a visitare il suo presepe e ogni anno trovano un'opera completamente diversa. Sicuramente, innanzitutto vorrei salutare gli spettatori di Televalassina, quindi salutandoli, e accetto con molta gioia questa visita della TV, in maniera che riprende, come diceva prima l'intervistatore, per la quinta volta ci viene a trovare. E anche quest'anno abbiamo cercato di fare, in collaborazione anche con il mio nipotone di 14 anni che mi ha spinto a realizzarlo, e quindi abbiamo fatto qualcosa di diverso dagli altri presepi che ci hanno preceduti, per cui qui è possibile visitarlo. Se qualcuno vuole farlo, è abbastanza che passi qui in Piazza Comunale 19 ad Albavilla, suona il campanello Ferrucci, noi apriamo e con le dovute precauzioni possiamo mostrare questo bel presepe, almeno per quanto mi riguarda. Vediamo che ci sono numerose scene, l'alternanza del giorno e della notte, tanto legno, tutti i materiali naturali che ha cercato e trovato nel bosco. Sì, questo è un po' una tradizione che si ripete, nel senso che la natura è quella che dovrebbe risalta di più, però chiaramente non tutto diventa naturale perché le luci non ci sono, e quindi questi naturalmente sono tutti mezzi che vanno costruiti di volta in volta, però c'è tanta natura, sì, tanto verde, le radici, i tronchi. Quest'anno poi abbiamo questa bellissima grotta che si differenzia dalle altre volte, questo tronco cavo che, lavorandoci dietro, siamo riusciti a realizzare la natività. E poi tutto il resto, abbiamo comunque i paesaggi, quindi dei paesini lontani dalla natività e con caratteristiche ricavate appunto dalle cose strane dovute alla natura, tipo queste radici o quanto altro. Verde naturalmente, il muschio c'è sempre, e l'abete, il pino, queste ci sono sempre nel nostro presepe. Al centro del presepe vediamo un laghetto, l'acqua non manca, c'è il pozzo, ci sono personaggi in movimento e tanti fuochi. Sì, partiamo dal presupposto che qui siamo sulla direttrice dei laghi Briantea, quindi ci è venuta questa idea di realizzare un piccolo lago, che per richiamare anche la zona, e poi ci sono alcuni movimenti, non so, c'è il pozzo per esempio con l'acqua che il secchio sale su con l'acqua, la fontana, il lago come si diceva prima, e poi qualche altro movimento, non so, c'è il taglialegna, poi abbiamo lì la macina e il forno, fuochi un po' dappertutto, in maniera che ci sia una presenza abbastanza vivace. E poi ci sono gli artigiani, ecco, possiamo vedere, non so, il calzolaio, vedere il venditore di verdura, oppure vediamo la donna che trasporta il pane dal forno, quindi trasporta il pane nelle case, e le fascine che vengono tagliate dal taglialegno, e quindi c'è la statuina che porta le fascine pronte, l'acquaiolo, e insomma ci sono i vari mestieri che vengono rappresentati. Giovanni, questo è un lavoro certosino che ha richiesto sicuramente del tempo. Quando ha iniziato a realizzare il presepe, e poi una curiosità, sta già pensando al prossimo? Ma questo penso che si sviluppa poi col tempo, guardando in giro, perché cioè io non mi soffermo a guardare il mio, guardo anche le altre cose, però prendo spunti magari così da qualche soggetto che trovo in giro, e da lì poi magari si crea il nuovo presepe. Diciamo che il tempo ce ne vuole tanto, io sono partito al 30, siamo partiti perché c'è chi ha collaborato, siamo partiti al 30 di ottobre ed è finito al 29 di novembre, per cui è un bel mese che ci vuole, anche perché sotto questo che non riusciamo a vedere ci sono metri e metri di filo che servono per alimentare tutte le casette, alimentare tutti i movimenti, quindi
c'è un bel da fare. Hanno collaborato, diciamo che almeno per la parte quella per costruire il telaio, per cercare di trasferire anche tutto quello che noi vediamo che hanno un certo peso, ho avuto l'aiuto da parte di persone, per dire c'è stato mio nipote che ha spinto molto, che voleva collaborare, e poi anche il suo papà, quindi abbiamo fatto questo tipo di intervento. Non tralascio la presenza assidua di mia moglie, perché lei ha un po' l'occhio, quindi diciamo che fa un po' da regia, e quindi ecco, con questa collaborazione si è riuscita a farlo anche quest'anno. Ricordiamo che il presepe è visitabile. È visitabile, chi vuole può venire, come dicevamo all'apertura, con le dovute precauzioni è possibile vederlo, visitarlo dal vivo. Però sicuramente chi ha la possibilità di vederlo sull'emittente Televallassina godrà lo stesso della visione di questa opera, chiamiamola così, via. In conclusione, lanciamo un messaggio di auguri in vista del Natale, specialmente in questo periodo di pandemia. C'è da sperare, e un augurio, che l'anno prossimo sia un pochino più tranquillo di quanto è stato sia l'anno scorso che quest'anno. Quindi io vorrei salutare tutti gli spettatori, o le persone che poi verranno qui e li saluteremo in diretta, ma gli spettatori li salutiamo da lontano e gli facciamo gli auguri di Buon Natale.